Amici di recordinggame.it, benvenuti nell'NBA. Oggi una cosa un po' diversa da quello che siete abituati a vedermi. Non parliamo di racing, ma di NBA, di basket, sempre nello sport, ma con qualcosa di esaltante che mi è piaciuto, ho voluto provare, una cosa che è compresa nel Game Pass. E perché no, mi sono detto, facciamoci questa partita. Questa sarà praticamente la mia seconda partita. Non gioco a un gioco di basket in NBA veramente, ma penso da 10-13 anni almeno, sì, potrebbe essere. L'ultimo dovrebbe essere stato sempre un NBA 2K, quindi prodotto da 2K, ma su 360. E prima ancora potrebbe essere addirittura un NBA Live, quelli fatti ancora da EA Sport, quindi Electronic Arts, quando ancora c'erano solo loro come concorrenza. Poi sono stati, diciamo, mangiati da 2K, e direi meritatamente, perché stanno facendo veramente un ottimo prodotto. Avete visto intanto anche questo contorno di gioco in studio spettacolare. Intanto la partita sarà tra i Philadelphia 76ers contro i Los Angeles Lakers. Io ovviamente mi sono preso i Lakers perché volevo provare James LeBron, anzi LeBron James. E guardate qua che spettacolo nei dettagli, così nelle intro, nella presentazione dei giocatori, i dettagli delle facce bellissimi. Eccolo qui LeBron James, la star attuale dell'NBA. Un bello piazzato, devo dire, LeBron. Io non so moltissimo di basket, so sicuramente più del baseball che del football, ma è una cosa che mi prende. Mi piace soprattutto lo stile, mi piace questa cosa, essendo anche io appassionato di musica hip hop, musica rap, non solo, ovviamente prediligo giochi come questo. Vediamo un LeBron James bello nervosetto. No, in realtà no, lui si atteggia così. E qui c'è David Aldridge, guardate anche qui, guardate che spettacolo, i dettagli del pubblico. Perché io l'ho sempre detto, in un gioco di NBA che comunque pesa ben 78 giga, si possono secondo me veramente specializzare nei dettagli del campo, del palazzetto, del pubblico. Qui noterete che gli spettatori si muovono in maniera singolare, cioè sì, saranno sicuramente dei tifosi duplicati, magari cambia veramente i vestiti, però anche dettagli come la panchina, cioè negli spalti vedrete veramente vita, e il pubblico è animato. Queste sono le formazioni, io conosco veramente pochissimi giocatori, spero anche di ricordarmi nel commento. Qui ci sono i tecnici, questi sono quelli di Philadelphia, i Sixers, chiamerò i Sixers, si chiamano così. Molti dettagli, sta per iniziare il primo quarto, qualcosina so anch'io. Sarà un video un po' lungo, Maggie alla, non so come si chiama, calcio d'inizio, in termini calcistici, partiti. Simmons, guardate che palleggio, spettacolo, il movimento. Ripeto, la mia seconda partita da tre, forse non era da tre, infatti ferro beccato sotto rimbalzo, stoppone subito di McGee, grandissimo. Vediamo se va da tre, McGee la passa dentro per Anthony Davis, nonché il testimonial di questo gioco, bello, si libera, si difende molto bene, sotto canestro anche i fotografi, la panchina si muove da Dio in questo gioco, è un continuo avanti e indietro, il basket è fatto così, si fa molta fatica, si suda, si fa il fiato, l'inserimento di Harris forse, indeciso, si tira da tre, ci porrà Simmons, finta, piede perno, qualche concetto lo so anch'io, stoppone mancato, attenzione, ma che spettacolo, anche solo sto tiro qua che va sul ferro rimbalza. E finalmente vediamo LeBron James, il pubblico è già caldissimo, palla dentro per McGee con il suo sguardo un po' da tontolone. Qui vedete che puoi scegliere addirittura a chi passare la palla, perché si gioca col quintetto base, ma nel basket tutti fanno tutto. LeBron da tre, che mina, bomba incredibile, 5-2, non male questo giocatore. E falletto intanto, anche qui sui falli io non so veramente nulla, mi devo capire, perché non capisco quando tu fai fallo, perché a volte batti dal laterale, a volte c'è il tiro libero, a volte è più di un tiro libero, non lo so, non è il basket il mio sport.
E dicevo, bisogna impegnarsi molto. Attenzione, inserimento, un altro fallo qui di McGee. Sguardo tontolone McGee. E vabbè. Simmons mi sembra molto in vena questa sera. Guardate i dettagli dei muscoli. Spettacolare la concentrazione. Io sono veramente stupito da questo gioco. Fatto veramente bene. Primo tiro libero, fuori. E ci sono anche dei cambi. Esce McGee, il tontolone, ed entra Howard, oppure Howard. Sotto nel frattempo anche il commento in americano, che cercherò di tenere molto basso per evitare problemi di copyright. Secondo tiro libero di Simmons, di nuovo sbagliato. Palla Davis, si riparte in contropiede. LeBron James, vediamo se proverà un inserimento. Giravolta, niente, la perde. Che pena, mi dispiace tantissimo. E vediamo se andrà in stoppone. Oh, Simmons con i suoi bei peli sotto l'ascella tira giù una schiacciata da paura. E LeBron a questo punto è molto arrabbiato, vuol far punto, vuol dimostrare che lui è cresciuto nel ghetto. Che è successo? No, sono uscito, non ci posso credere. 5-4, quindi un più uno per i Lakers, manovrati da me. Non aspettatevi un grande programming da parte mia. Attenzione qui, palla rubata dal numero 0 Kuzma, che la passa in mezzo per Davis, può tirare. Rondo. No, c'era un tiro facile che lo facevo anch'io all'oratorio nelle pause del catechismo e l'ho sbagliato. T-Bull di nuovo, palla rubata, se la riguadagna. Niente da fare, fosse un po' troppo libero qui. Tiro da 2, Howard la recupera, comunque ferro, tanti errori per essere il basket, grande passaggio, Kuzma, inserimento, giravolta, non si sa, tira. E di nuovo errore. Tanti errori, non si vedono così tanti errori nella realtà. Da 3, ciuffo per i Sixers. Ho notato che quando carichi il tiro, se ti appare sotto il cerchio verde, è quasi sicuramente canestro. Vuol dire che hai fatto il tiro perfetto. Intanto Howard, palla in mezzo, tiro all'indietro, di nuovo errore. Intanto non me ne ero accorto, Philadelphia in vantaggio. Vediamo, T-Bull, è entrato da poco, è un nanetto, infatti sbaglia Kuzma. Possibilità di fare un contropiede a Davis, vediamo se c'è... Da 2? Di nuovo errore. Avrò fatto 6 tiri sul ferro sbagliati. Primo quarto andato così. Nel basket c'è il tempo effettivo, quindi ogni volta che la palla esce il cronometro non va avanti, quindi si dilunga di molto la partita. Sarà un video da oltre 30 minuti proprio per questo, vedremo come va. E intanto un po' di pubblicità, LeBron James, qualche intervista. Fatto divinamente nel contorno questo gioco. Hanno catturato campionato le voci vere degli atleti. Io sono veramente stupefatto, bellissimo. C'è da imparare a giocare, questo sì. Probabilmente saper giocare a basket aiuta anche a giocare nei videogiochi, un po' come nei giochi di guida, stessa cosa. Intanto Howard, Morris da 3 e di nuovo errore, niente, troppissimi errori. Intanto Burks da 2, anche lui sbaglia, ma la riprende in Sixer con T-Bull, numero 22, cerca di fare un inserimento di prepotenza, la perde. Sì, Howard, vai Kuzma, questa è mia, Kendall Pop. Finalmente canestro, ma perché non ha schiacciato? C'era un'azione fantastica. Appaiono anche dei simboli sotto i giocatori che non so bene cosa siano, sicuramente un po' riguardano la condizione. E T-Bull sbaglia, intanto per fortuna Rondo la darà. Vediamo se la dà qualcuno, Kuzma, e niente, palla persa, ma la tocca lui, che non so come ti chiami, anzi per punizione ti buttano fuori. In realtà cambio quadruplo, i cambi sono automatici, vengono fatti molto frequentemente, nel basket funziona così, quindi non è che una stella gioca tutta la partita. Guardate la panchina dei Lakers, che spettacolo, ognuno si muove diversamente, è bellissimo. Intanto McGee, che è ritornato, torna grandissimo con i suoi 2 punti. Intanto Lakers, ovvero la mia squadra, in vantaggio. C'è anche un bianco, questo dovrebbe essere forse Caruso, l'italiano. Intanto Embiid non poteva sbagliare, sotto canestro un passaggio, sì, Caruso, l'italo-americano, no, non lo so se è italo-americano. Intanto LeBron James, inserimento, palla sotto le gambe, giravolta, guardate che circo, tiro da 2,
Te lo meritavi tutto, questo è veramente un tiro da campione. Complimenti. E pensare che non ho dovuto schiacciare chissà quali tasti per fare questi numeri, semplicemente un po' di rotazione dello stick analogico e a seconda del personaggio che hai ti fai i numeri. Intanto tabellone e canestro per il 42, non mi ricordo il nome ma poi ve lo dirò. Intanto Green, e lui il moicano con questo semi crestino, non sa cosa fare. Forse un inserimento sotto canestro laterale. Morris di forza, benissimo. Finalmente abbiamo sbloccato un po' di canestri, 13-11 in più 2. Siamo al secondo quarto, 50 secondi al termine. Partita abbastanza equilibrata, le squadre stanno facendo entrambe molti errori. Qui c'è un falletto, Caruso gli ha tirato una manata sulle mani sue. Sì, fanno proprio dei cambi drastici di 4-5 giocatori alla volta. Questo è il basket, questo anzi è l'NBA. Anthony Davis che non sta splendendo in questa partita. Tanto Bradley, Maggie sotto, Harris, schiacciata Harris, sbaglia il primo tiro corto da due ma poi capita in mano la palla e non può far altro che sbatterla dentro a rete. LeBron tiro e da 2 da 3. Gran canestro intanto da 2. Peccato perché aveva fatto una magia. Peccato. Comunque siamo in vantaggio, un più 2. Si va all'attacco. Caruso lo tiene, no, Caruso lo perde. Simos di mancino va anche a sbattere sotto alla piantana del canestro. Per fortuna cuscinata McGee. Il tontolone fa quasi per perdere palla. Io dico lo chiamo tontolone ma magari è un fenomeno questo. Sicuramente se nei Lakers. Guardate come si muove LeBron. Lo adoro come si muove. Vediamo Davis da 3. E non ce la fa Davis. Niente da fare. Riparte forte, sta per finire il quarto tiro dalla distanza. Stava per prenderla in quel posto da 3 punti. Guardate sugli spalti la faccia di LeBron cartonati. Quanti dettagli. Attenzione, intervista Anthony Davis. Vediamo se si riesce a capire cosa dice. Io non ho capito una mazza, ma quello che ho capito è che ha problemi di esce. Anthony Davis deve avere problemi di esce. E a questo punto la voce era quella sua vera. Ma mi chiedo se l'han campionato facendogli dire apposta queste frasi, oppure è presa una registrazione, una intervista presa da una vera partita. Qui in studio vediamo Shaq sulla sinistra, Shaquille O'Neal. A destra non so chi sia, ma secondo me è un altro giocatore. Shaquille O'Neal, una bestia dell'Orlando Magic di una volta, 2,30 metri e passa se non sbaglio. Qui si sta elogiando Simmons dei Sixers con questa schiacciata, ma ne ho vista fare un'altra di mancino strepitosa. E anche LeBron con i suoi tiri da tre, ma soprattutto il palleggio, le giravolte ci ha fatto veramente mandare la testa per aria. Belli replay, belli gli highlights. Questi erano quelli del primo quarto, vediamo adesso il secondo quarto, cosa ci ha regalato. Siamo 15 pari intanto, se non ve l'avevo detto, i migliori giocatori per squadra sono Simmons e LeBron James. E sono molto d'accordo, intanto Shaq si bulla, guardate come pompa. Penso che queste cose succedano veramente nella realtà, praticamente sono i Caressa, Bergomi e quell'altro, Ivan Zazzaroni. Dei nostri tempi di Sky. E qui attenzione perché l'America è famosa per l'intrattenimento e negli intervalli fanno numeri tipo acrobazie da circo in gare da schiacciata. Peccato che non l'abbiamo visto, comunque vi assicuro che è così. Se non avete mai provato un gioco di NBA, non vi voglio scoraggiare, è una cosa, un gioco che merita di essere provato, soprattutto perché è dentro il Game Pass, quindi se avete quell'abbonamento approfittatene. Intanto LeBron cerca qualche altro numero, forse da 3, Green, non si sa. Il cronometro avanza, sono 24 secondi d'azione al massimo. Dopodiché la palla passa agli avversari, McGee non mi dà mai molte speranze, però qualche punticino l'ha fatto. Simmons è pericolosissimo invece, attenzione, non lo ferma nessuno. Fallo mentre tirava, quindi saranno penso due tiri liberi. Primo fallo di LeBron.
penso che ci sia una sorta di punizione a seconda del numero di falli che fa il singolo e la squadra. Forse il primo di tutti ti dà una rimessa laterale e gli altri via via sempre più tiri liberi. Simons è quindi è mancino, perché guardate il sudore, non era assolutamente così sudato a inizio gara, quindi anche su questo hanno voluto dare dei dettagli. Che gioco magico. Provatelo, prima vi dicevo, provate il gioco e non vi scoraggiate se perdete anche a livello pippa, perché è difficile. È così, non si può andare dritti nel basket, bisogna usare un minimo di testa. Davis intanto mi sembra in formissima, vedremo. Oh, salto e passaggio, LeBron da 3. Meritavo qua. Qui meritavo un canestro. C'è Harris pronto a schiacciare. Bam! Io non ho schiacciato quasi niente, se non forse niente. Loro sì, me l'hanno schiacciata in faccia un po' di volte. LeBron forse di nuovo da 3. C'ha il tiro caldo, quest'uomo. Mi sa che adesso la deve passare. 12 secondi, 11. Palla Bradley da 3, di nuovo LeBron, forse un inserimento. Di forza, di gancio, niente, persa. Se veniva il tiro di gancio sarebbe stato bello. Vediamo Simons. Oh, finalmente la sbaglia questo Simons. Quindi rimbalzo per noi. Green è caldo, LeBron, di nuovo da 3. Questo c'è, questo c'è. Non c'è. Questa non c'è, mi spiace. Andata così. Che stile che c'hanno sti giocatori comunque. Tutta una vita ad allenarsi nei campetti. E intanto i Sixers. Intanto i Sixers sono a 21. Mentre raccontavamo un po' di cagate, hanno preso un vantaggio di più 6. Quindi attenzione, questo sembra un po' Curry Johnson di San Andreas, che se non sbaglio è rondo. Intanto vediamo un po' di donnine che gentilmente ci offrono qualche gadget. Sì, tirano un po' di gadget, ma la gente non sta guardando proprio quelle cose. E si riparte, 21-15. Caldwell Pop. Attenzione, Howard lì sotto canestro. Allora vuoi tirare un tiro? Tiri o non tiri? Tiro da 2 dentro, bravo. Più 4 per i Sixers. Dai che si recupera. Devo rubare qualche pallone, ospedare i loro errori. Ma finché c'è la palla Simons qua non si sbaglia mai. Questa l'ho vista proprio in diretta. Questa è una stoppata irregolare. Si lamenta Horford. Eccolo qui Horford, prima che non mi veniva il nome. Bellissimo però. Bello. Bello come è fatto, come si muovono. Io continuo a guardare. I dettagli del sudore sono meravigliosi. Guardate la gente attorno, quanti sono. Bellissimo. Primo dentro. Più 5. Siamo al terzo quarto. Un minuto ancora. C'è un po' di tempo per recuperare, ma non bisogna sbagliare. Non è necessario ancora fare le bombe da 3, ma non bisogna mai sbagliare. Davis è pronto a prendere il rimbalzo, vediamo. E attenzione, lo prende Howard, quindi questo è sicuramente la gran passaggio intanto in profondità. Caldwell Pop per Kuzma. Ma dai, eri sotto canestro e poi fa addirittura fallo, quasi rissa. Era sotto canestro. Un contropiede bellissimo. Non va bene così. E subito Harris, primo tiro libero dentro, quindi abbiamo un più 6, 23-17, di nuovo secondo dentro, si capiva già dalla palla. A ciuffo, tra l'altro. Caldwell Pop, Kuzma, Rondo, sempre fuori area. Bomba assurda di Caldwell Pop da 3. Molto più indietro rispetto alla linea del tiro da 3. E mo' è gasato, Stiamo recuperando un po' lo scarto. Più 4, però palla ai Sixers, 76ers. E qui non si sa più cosa fare, sono molto bloccati di Come diavolo ha fatto Horford? Come ha fatto a liberarsi? Sembrava un po' videoludico questa mossa. Davis, inserimento. Continua a sbagliare, ma per fortuna c'è sotto un Howard che fa un gran tap-in. Molto attento, molto attento. Davis però mi aspettava un inserimento più da schiacciata e di forza. Mi sa che non ho ancora schiacciato, ma com'è possibile?
Milton. I Sixer molto arrabbiati, finalmente sbagliano, quindi si riparte, contropiede, Kuzma va, vai, 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 vai. Ma perché? Come fanno a sbagliare questi tiri? Più 4, avrei recuperato sicuramente tutto lo svantaggio senza questi errori. Se ne va così il terzo quarto, 26-22. Intanto si lavano i pavimenti, ma che tristezza. Potrei essere molto di più. Questo sarà l'ultimo quarto e vedrete che sarà molto più lungo perché il tempo netto si farà sentire, i cartonati di Anthony Davis vengono esibiti dal pubblico perché siamo a Los Angeles, quindi sono la squadra di casa. Non devono fare bombe da tre, c'è dentro Caruso, vedo, vai Caruso, te la tua piazzetta, non spingere, non fare fallo, ci stiamo nervosendo qui, niente, da solo. E sbaglia? Avrebbe potuto schiacciare, ma invece tira da due dentro l'area e sbaglia, c'è Caldwell Pope, grande Caldwell Pope, ha fatto prima un tiro da tre, una bomba infinita, bellissima. Da distanza, l'ha messa adesso così, di forza, un po' sbilanciato lì indietro, ma l'ha messa da due, bravo. E qui un errore, no, Simmons la recupera, Harris è solo, non potrà sbagliare. Di tabella la butta dentro, 28-24, sempre più 4. Kedupop, è lui il uomo del momento, non vedo LeBron James, ma entrerà sicuramente più tardi. Rondo, giravolta, inserimento, Rondo! Bello l'inserimento, ma c'è un piccolo grande fallo mentre tirava, quindi penso che siano... Si incazza un po' Harris, vedo. Penso che siano due tiri liberi per me. Two shots, sì, ho sentito bene. Tutti stanchi, abbastanza provati. Vai Rondo, non sbagliarmi. L'avevo visto fuori. Qui fanno i cambi tra un tiro libero e l'altro, un po' come per deconcentrare. Secondo me sì, lo fanno un po' per deconcentrare chi tira. Intanto vedo sulla sinistra LeBron James che è rientrato, che dà indicazioni su come si fa un canestro da uno. E infatti le sue indicazioni sono state ascoltate. Grandi Lakers, quindi solo un più 2 di differenza, anzi un meno 2 per quanto mi riguarda. Però palla ai Sixers, c'è Simmons che è caldissimo, non vuole su... che schiacciata, che giocatore. 12 punti, ma veramente di forza. Bravissimo Simmons. Palla Kuzma, dentro per LeBron, di tabella. Bravi, così mi piace giocare, così veloci, efficaci, netti, a segno, bravi. Bisogna recuperare subito palla, andare in parità, non fare fallo. 1 minuto e 25, poi si comincerà sicuramente con i falli tattici, quelli per non far spendere secondi preziosi. Di nuovo Simmons, di nuovo lui. Quanto è forte questo giocatore, Ben Simmons. La palla di nuovo in attacco. LeBron, dentro l'area piccola, giravolta. Potevo andare a schiacciare di forza, ma la mette, è importante che la metta. Intanto guardate il pubblico come si sta scaldando, il pubblico che incita la sua squadra di casa. Questo mi piace di NBA 2K. È stoppone incredibile, Becky finalmente si è acceso, si è fatto una botta di qualcosa da tre. Grande! Chi è stato? Green! Forse il primo canestro della partita, ma l'ha fatto da tre e l'ha fatto in maniera efficace, sorpasso. E qui cominciano i falli, però che calore del pubblico. Questo mi piace. Incominciano con i timeout e ne vedremo qualcuno. Complimenti tanto per le misure delle magliette. I gadget, lanciami un gadget che lo prendo io volentieri. Migliore in campo LeBron James. Avrei detto Simmons, però anche LeBron ha giocato molto bene. Tanti tiri caldi da tre, le bombe. Complimenti LeBron. Se non sbaglio la mia età, un 84 dovrebbe essere. Quindi diciamo anche lui verso fine carriera. Non so fino a quanti anni si gioca a basket. Di sicuro lui è ancora in formissima. Quindi 33-32, il pubblico in piedi. Guardate che spettacolo. Embiid sotto canestro e non poteva sbagliare. Anche perché l'ho lasciato tirare praticamente.
Non è facile comunque difendere in questo gioco. Nella panchina i giocatori sono in piedi. Che bellezza. LeBron non la vuole passare a nessuno perché sa che lui... No, la perde, no, no, è mia, mia. Bradley, da tre. Me l'aspettavo. Non mi aspettavo un canestro da parte di Bradley. C'è dentro anche Davis, che ha fatto sì e no, credo, 2 punti. Cosa mi hanno fatto? Ha un nome quel tipo di canestro, tipo... pick and roll, qualcosa del genere. Tanto LeBron da tre sbaglia, quindi... E quindi i 76ers sono in vantaggio di più 3 a 17 secondi dalla fine. Forse non avrei dovuto fare quel tiro da 3. Tiro libero per Simmons che non sbaglierà mai. E infatti, più 4 a 17 secondi. Sono 2 canestri da 3 e 1 da 1. No, scusate. 2 da 2. 5 punti di differenza, 1 da 3, 1 da 2, 17 secondi, la vedo veramente improbabile. Comunque una un gran bel match quello di questa sera. Mi piace come si fa sentire il calore, anche se semplicemente un amichevole. Qui ballano tutti in piedi, quelli del pubblico, non si vede più neanche i giocatori. Molto veloce Davis sotto canestro. No, la riprende? Meno male, Davis accorcia più 3, ma siamo a 11 secondi dal termine. Però siamo a portata di un tiro caldo da 3, qui intanto il fallo tattico, che nel basket, da quello che ho capito, serve più che altro per accorciare le distanze. Cioè, se io ti faccio fallo nella tua metà campo, ti porto subito nella mia, fai i tuoi tiri liberi, ma non sprechi tempo, e poi magari li sbagli pure, ma questo non li sta sbagliando. 39-35, più 4, 10 secondi, e tutti e due fatti. Di nuovo timeout. Ci credono molto quelli del Philadelphia venuti qui a pavoneggiarsi a Los Angeles. E qui intanto gli spara Gadget, hanno cambiato, siamo passati al sesso maschile, sono molto esaltati, sembrano i California Dream Man, dei poveri però. Che belli, esaltatini direi. Ok, 10 secondi, dobbiamo fare un tiro da 3. Oppure sì, direi uno da 3. Attenzione LeBron, da 2 questo. Ah, gran canestro. Un passo indietro sarebbe stato da 3, probabilmente l'avrebbe fatto comunque James LeBron, o LeBron James. Un po' come Marco Simone LeBron James, non sai mai qual è il nome, qual è il cognome. Il coach ci incita. Vediamo Carl Johnson sulla destra. Di nuovo le belle ragazze. 7 secondi. Quanto durano questi 7 secondi? 3 punti da recuperare per un pareggio. E fallo di LeBron. Secondo fallo personale, quarto fallo di squadra. L'ho letto e non è che me lo ricordo. E quindi possibilità di portarsi addirittura a più 5. Come prima, è un po' che si sta mantenendo questo gap, ma c'è l'errore, ma c'è l'errore, ma c'è l'errore. Però 5 secondi veramente vorrebbe dire quasi un tiro della disperazione dalla propria metà campo. Molto complicato, speriamo. Embiid, e la fa. Quindi più 4, e qui bisogna... non basta neanche un tiro da 3, LeBron, da 3... E lo fa, grandissimo, più uno, ma palla il Sixers, come facciamo? Fallo subito, ok, più uno, 1 secondo e 4 alla fine della partita, palla purtroppo a Simmons, un professionista, che alla peggio andrà più 3, primo tiro libero, sbaglia. Quindi ci porterà più 2, ma comunque dovrò provare una bomba per forza, lo fa. Quindi adesso ragazzi, palla lunga, datela a LeBron e si prova il tiro caldo, 1 secondo e 4 dalla fine, tiro di James LeBron, non va. Vincono i 76ers, Philadelphia vince contro i Los Angeles Lakers, 42-40, però mi è piaciuta questa partita combattuta, ci sono stati un po' di così... sorpassi di punteggi,
ma devo dire che il Philadelphia meritava questa vittoria. Mi sono difeso abbastanza, li ho lasciati schiacciare tantissimo. Intanto parola a Howard, che dirà la sua. E vediamo che dice. Vabbè, dice che hanno avuto un'ottima reazione nel secondo quarto, no scusa, nella second half, quindi la seconda metà della partita, a partire dal terzo quarto, è andata così, ho perso, sono molto contento, ma che gran gioco questo NBA 2K20. Vediamo un po' di highlights di Simmons, che ha fatto veramente, ma veramente un gran lavoro, tantissime schiacciate per un atleta non altissimo, non ho questa informazione ma si vede a occhio che non è una bestia, ma complimenti davvero. E quindi togliamo le cuffie un attimo, che riposiamo le orecchie. NBA 2K20, un gioco da provare, fatelo anche voi. Mi ha esaltato parecchio, andrò avanti a cercare di migliorarmi un po' e poi magari proveremo anche qualche modalità un po' più seria, tipo carriera o magari anche nel gioco online. Sono curioso di vedere come andrà questo video, sono curioso di capirlo anche perché in questo periodo il canale YouTube sta migliorando molto, sta migliorando un po' perché tutti sono a casa, l'ho già detto, ma faccio finta di prendermi il merito e cavalco l'onda sfornandovi più video possibile in modo da darvi qualcosa che vi possa piacere. Grazie se avete visto il video fino in fondo, era un test, NBA 2K20 non è di certo il mio genere, ma non si sa mai che possa diventarlo, anche quello. Saluti da Mapo, ciao! Yeah.